City Report. Cari amici, una nuova puntata di City Report Flash, case da incubo gola. Siamo nel municipio 5 di Milano e queste sono le case dell'Aler che vi avevamo già fatto vedere nei precedenti anni. Come potevate vedere, nel 2022 le condizioni erano queste: cantine con tubi che perdevano acqua, chiaramente occupazioni, gente che dormiva sui pianerottoli, biciclette poste in ogni dove, c'erano più carrelli che in un qualunque supermercato, oltre ai soliti problemi delle discariche create nei cortili. Ma credete che qualcosa possa essere cambiato dal 2022 ad arrivare ad oggi? Eccovi un aggiornamento che vi lascerà sicuramente a bocca aperta. Pensavamo che potesse succedere qualcosa in questi due anni, chiaramente, ma invece abbiamo visto che eccoci. Questo è quello che troviamo oggi. Ringraziamo i cittadini che ci hanno fornito le foto e il materiale. Siamo sempre nello stesso cortile e questo è quello che potete vedere: rifiuti ammassati in ogni dove, chiaramente sempre biciclette di ogni provenienza dappertutto. Sono spariti i carrelli, fortunatamente, o almeno ce ne sono molti di meno. Tra l'altro il cortile viene usato anche per le funzioni corporali. Questi sono invece gli appartamenti chiusi, occupati, balconi utilizzati come bivacco e posto per dormire, insomma per accamparsi. Chiaramente birre in vetro dappertutto, e la zona è molto nota anche per la questione dello spaccio e per non avere molta sicurezza. I portoni sono tutti aperti, si può andare da qualunque parte senza avere chiaramente le chiavi, senza averne titolo, e questa è una cosa molto preoccupante. Speriamo che nel futuro che verrà, nei prossimi mesi, anche grazie al fatto che ci saranno le Olimpiadi a Milano, quindi si stanno spendendo un sacco di soldi, c'è anche il PNRR, quindi i soldi che arrivano dall'Europa, in questo caso potrebbero essere ben spesi rimettendo a posto questo patrimonio ERP che merita per i suoi cittadini, per chi vi vive, per le persone, una vita migliore. City Report.